Curiosità oceaniche. Esiste il Nautilus del capitano Nemo? Che solca gli oceani? Non si sa. Esistono però i Nautilus, fino a poco tempo fa ritenuti estinti, molluschi cefalopodi, tetrabranchiati, diffusi principalmente nell'Oceano Pacifico occidentale, isole Fiji e Nuova Guinea, e nell'Oceano Indiano. Il Nautilus si presenta come una grossa conchiglia, anche oltre i 20 cm di diametro, a sezione di spirale logaritmica, con l'apertura rivolta verso l'alto, in cui vive un corpo molle, con una grossa testa composta da occhi grandi, suo predatore principale, lo squalo. Che occhi grandi che hai! E per guardarti meglio! Che bocca grande che hai! E per mangiarti meglio! Altra curiosità. Fossa delle Marianne. Il luogo più profondo e inesplorato degli oceani ospita moltissime specie viventi, in gran parte sconosciute. Ricordiamo che la Fossa delle Marianne è profonda più di 11 chilometri. Ancora curiosità oceaniche. La megattera è un cetaceo misticeto della famiglia Balenopteridae. Il nome megattera si riferisce alle grandi pinne pettorali che possono raggiungere una lunghezza pari a circa un terzo di quella del corpo e che sono le più lunghe di tutti i cetacei. Sono capaci di compiere delle acrobazie, come il breaking, lanciarsi in aria e ricadere in acqua, l'upthealing, sbattere la coda, e flipper slapping, sbattere le pinne pettorali. A causa delle eccessive uccisioni compiute prima del 1966, la popolazione delle megattere, animali che solcano tutti gli oceani terrestri, si è ridotta di circa il 90%. Comunque si stima esistono almeno 80.000 esemplari. Curiosità oceaniche. Grandi traversate oceaniche. Anno 1998. Dopo 73 giorni passati a nuotare tra le onde, Benoît Lecomte compie la traversata dell'Oceano Atlantico. Anno 2018. 20 anni più tardi, Ben è sceso in acqua per affrontare una nuova sfida, ancora più complicata, attraversare l'Oceano Pacifico. Curiosità oceaniche. 9 agosto 1992. Destriero, nave in alluminio di 67,7 metri di lunghezza con propulsione a idrogetti e 60.000 cavalli di potenza in solo 58 ore, 34 minuti e 5 secondi, ha attraversato l'Oceano Atlantico. Curiosità oceaniche, grandi traversate oceaniche. Il 4 marzo 1936 il dirigibile LZ-129 Hindenburg, a soli 14 mesi dalla inaugurazione, esplose in una gigantesca palla di fuoco a Lakehurst, nel New Jersey, dopo aver traversato l'Oceano Atlantico. Curiosità oceaniche. Il 20 maggio e il 21 maggio 1927 Lindbergh compì la prima traversata aerea in solitario e senza scalo dell'Oceano Atlantico. Curiosità oceaniche, grandi traversate oceaniche. La quasi totalità del traffico web globale scorre su scavi sottomarini fissati ai fondali e dotati di rivestimenti antisqualo. Altre curiosità. Qua qua qua, quanti oceani hai attraversato tu? Qua qua qua, quasi tutti, mi manca l'indiano. Nel 1992 un container con più di 28.000 papere giocattolo in viaggio dalla Cina agli USA si rovesciò nell'Oceano Pacifico settentrionale.
Le paperelle hanno nuotato fino alle acque europee e alle Hawaii e hanno permesso di studiare l'andamento delle correnti. Curiosità oceaniche. Se tutto il ghiaccio della Groenlandia fondesse, il livello degli oceani crescerebbe anche di 7 metri. Se poi fondesse quello antartico, il livello del mare salirebbe di circa 70 metri. Curiosità oceaniche. Le acque profonde del Pacifico sono molto, molto vecchie e hanno una bassa concentrazione di ossigeno a causa della scarsa circolazione termica e salina. Le acque più basse possono avere più di 2000 anni. Non trovi che queste acque abbiano un che di vecchio? Certo, ci nuotava mio nonno ai tempi di Giulio Cesare. Bisognerebbe cambiare aria. Acqua datata avrà valore archeologico? Curiosità oceaniche. L'isola di Pascua, appartenente al Cile, è una remota isola vulcanica della Polinesia, Oceano Pacifico. Il suo nome indigeno è Rapa Nui. L'isola è famosa per i siti archeologici, che comprendono quasi 900 statue monumentali chiamate Moai, scolpite dagli abitanti tra il XIII e il XVI secolo. Cosa fai per Pasqua? Natale con i Moai e Pasqua con Kiwai. Gli archeologi sanno dell'esistenza del tronco di queste statue dall'epoca dei primi scavi sull'isola nel 1914. E come ti muoveresti da qui? Il tronco ce l'ho, appena mi crescono le gambe vedrai. Curiosità oceaniche. Nell'Oceano Pacifico tra la California e le Hawaii galleggia un'isola di plastica di 1,6 milioni di chilometri quadrati, un'estensione pari a 3 volte alla Francia, rifiuti tossici di plastica dal peso di 80.000 tonnellate. A farne le spese sono i pesci, che ingurgitano quelle enormi quantità di rifiuti tossici, scambiandole per cibo, e noi umani che, a chiusura della catena alimentare, ci cibiamo dei pesci stessi. Curiosità oceaniche. Alcuni scienziati pensano che antiche rovine nella Spagna meridionale, osservate con l'aiuto di immagini da satellite, possano essere le mura del porto di un'antica città sconosciuta, Atlantide. Eccovi le meraviglie di Atlantide. Curiosità oceaniche. La tartaruga verde è una tartaruga marina che compie in gruppo imponenti migrazioni, anche di 2000 chilometri, e che nidifica un po' ovunque. L'adulto è lungo fino a 140 cm circa, con un peso che può raggiungere i 500 kg. Ehi ciccia, siamo ingrassati, ne? Oh mamma, adesso come faccio con la prova, carapace?